Salve a tutti, sono Daniele Brunozzi, sono un insegnante dell'Umbria e questa sera vi faremo vedere alcune tecniche relative alla Muay Thai, alla boxe thailandese. Grazie. Vediamo la tecnica di blocco del calcio. Calcio medio. Oh! 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 Innanzitutto è importante spostarsi lateralmente per evitare di prendere il calcio alla massima potenza. Boom! Boom! Tira! Boom! Movimento laterale, uscita, blocco del calcio. A questo punto attuiamo la tecnica. Calcio medio. Oh, bang! Tiralo. Boom! Tiralo. Bang! Tiralo. Bang! Tiralo. Bang! Block. Adesso vediamo una variante che si utilizza nel K1. Nel K1 non è permesso rimanere molto in clinch con l'avversario e quindi bisogna essere molto veloci. Si può fare lo stop, ma bisogna contrattaccare immediatamente, nel giro di 3 secondi. Quindi, nella stessa situazione in cui l'avversario mi tira un medio, vai, boom, tira, tira, boom, tira, bam, tira, lo blocco, a questo punto lascio andare la gamba e ginocchio. Rivediamola. Calcio medio. Boom, tira. Boom, stop. Mollo, ginocchio. Ancora. L'avversario mi tira un medio. Stop, blocco, ginocchio. Ancora, medio. Ancora. Medio. Boom, via. Mollo, lascio andare la gamba e subito immediatamente parto con lo step e con la ginocchiata. Oh, oh, oh. Rivediamo la tecnica. Calcio, stop, mollo e vado. Boom. Primo, butto l'avversario verso l'alto, lo sbilancio, lo faccio cadere. Oh.
alza. Vai. Secondo, lo butto sopra davanti a me e lo colpisco dietro ai reni. Rifacciamo. Tira. 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 Stop. Giro. Facciamolo di qua. Tira. Tira. Meglio, vai. Ora andremo ad analizzare alcuni piccoli trucchetti che i thailandesi utilizzano. Innanzitutto siamo abituati a vedere il calcio frontale conosciuto come tip, il classico calcio di spinta con la gamba avanti che serve a tenere l'avversario lontano, a confonderlo magari cambiando il bersaglio mentre stiamo boxando e lavorando quindi sulla parte bassa. I thailandesi questo tip lo sviluppano in molte varianti, per esempio lo utilizzano come il jab della box per tenere l'avversario a distanza, loro con la gamba davanti utilizzano il tip, lo utilizzano secco per spingere, per spostare l'avversario, lo utilizzano al viso con la gamba opposta, con la gamba opposta da distanza corta lo utilizzano al viso. Quindi abbiamo visto che questo tip ha tantissime modalità di utilizzo. Una variante particolare è questa, che ho potuto conoscere quest'anno in Thailandia. Il tip, diciamo, perforante, che tende a colpire l'avversario proprio come una lama, come un coltello, con le dita del piede. Quindi tendiamo con le dita del piede proprio a causare dolore, a causare una ferita, un taglio nell'addome dell'avversario. Questo magari a lungo andare può creare comunque un fastidio, è comunque un taglio, una ferita, un fastidio, un dolore. Quindi vediamo, con queste punta, con le punte dei piedi, con le dita dei piedi, cerco proprio di perforare l'avversario. Uè! 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 Adesso vedremo alcune tecniche in fase di clinch. Le tecniche di clinch sono vastissime, sono tantissime. Ne analizzeremo alcune. Alcuni modi soprattutto per uscire da una presa. E magari anche per contrattaccare. Andiamo a vedere alcune tecniche. Innanzitutto è molto importante imparare a fare una buona presa. La buona presa si realizza innanzitutto con un ottimo aggancio dietro al collo, per prima cosa. Ok? Non così. Così. Uno. Due. A questo punto, con i gomiti, io cerco di spingere l'avversario al petto e cerco di piegarlo e di portarlo verso il basso, per poi poter realizzare tecniche di ginocchio, di gomito o che sia. La contromossa numero uno in fase di clinch è una reazione con i muscoli del collo. Quando l'avversario mi viene a prendere, la prima cosa che devo fare è cercare con il collo di opporre una resistenza. Questa resistenza che io attuo con i muscoli del collo mi concede quella frazione di secondo che mi permette di
tentare la contromossa, di uscire dalla presa. Se l'avversario attua la presa in maniera veloce e io non reagisco con i muscoli del collo, mi porta senz'altro giù in una posizione sfavorevole da cui avrò grandissime difficoltà a liberarmi. La prima cosa che dovrò fare quindi è reagire con i muscoli del collo. In questa fase cercavo di farvi vedere la reazione con i muscoli del collo. Chiaramente, non ho il tempo di aspettare, devo immediatamente tentare la contromossa. Quindi, nel momento che vengo agganciato, subito io cercherò con le mani di rientrare, di divincolarmi, di proteggermi il viso. Però il primo passo è quello comunque di irrigidire il collo e andare lì. Vediamo alcune modalità di uscita dalla presa in clinch. Allora, presa in clinch classica, muscoli del collo, braccio sopra, spingo verso il basso, poi gomito o ginocchio. Rivediamo. Aggancio, braccio sopra, spingo, gomito. Con il braccio spingiamo dall'alto verso il basso, avversario sbilanciandolo per poi colpire di gomito. Rivediamo. Giù. Rivediamo. Giù. Questa è una possibilità. Ok, vediamo adesso un'altra uscita da clinch, da presa, con i muscoli della spalla, con una torsione del busto. L'avversario arriva in presa. Io faccio questo. Rivediamo. L'avversario va in presa. Ruoto la spalla e lo giro. Vediamolo più a rallentatore. L'avversario mi va in presa. Poi posso contrattaccare. Rivediamo la tecnica con un leggero contrattacco. Aggancio, fuori di spalla, giro l'avversario. Oppure l'avversario mi aggancia. Via. Altra possibilità di uscire da un clinch molto serrato è quello di utilizzare le punte dei gomiti. L'avversario mi va in presa. Collo indietro e giù, spingendo all'altezza dei bicipiti, lo ferisco e lo spingo verso il basso. A questo punto posso contrattaccare. Rivediamo la tecnica. L'avversario in movimento si avvicina, mi aggancia. Collo indietro, giù. E procedo. Vediamo questa tecnica di uscita da presa. L'avversario mi aggancia, collo indietro, dentro le punte dei guantoni, sollevo e contrattacco. Vediamo il replay, l'avversario mi aggancia, dentro le punte dei guanti, giù la testa, sulle spalle, step, ginocchio.